Ciao amici e amiche del By Night Roma, proseguono le interviste. Allora, questa sera abbiamo come protagonista Giancarlo Cipolla. Buonasera. Buonasera. Ah, buonasera. È convinto, siamo qui ai nostri microfoni. Ci siamo. Che cosa fa nella vita? Allora, nella vita attualmente dirigo un'associazione di volontariato con un progetto di servizi vicino ai cittadini, nessuno escluso, collaborando con varie strutture di centri assistenza fiscale e di patronato per dare poi le risposte a tutti i cittadini che vogliono, insomma, usufruire dei nostri servizi. Allora, quando è nata questa associazione? È nata nel 2011. 2011 insieme a? Insieme ad altri compagni di quartiere che poi non ha, nel cammino. In che quartiere? Volevo di troppe cose. Quinto municipio. Ok, quinto municipio. Il quinto municipio di Roma, esattamente zona Tor de' Schiavi. Ok. Diciamo che la zona vera è il Prenestino-Labegano. Perfetto. Quinto municipio, Prenestino-Labegano. Quindi abbiamo. Che confina con. C'è l'ATAC lì. Beh, l'ATAC che sta vicino a Porta Maggiore. Porta Maggiore, insomma, perché più lontano. Un pochino più lontano, ma oggi chiaramente con l'unione di alcuni municipi, il quinto che era sesto e settimo è diventata una città enorme. Insomma. Una grande città, oltre 200.000. Cioè Roma residenti. Sono più città messe insieme. 15 municipi, quindi è chiaro che sono tutte città messe insieme, è vero. Allora, però, quindi è iniziato lì il progetto, dopodiché insomma va bene, attualmente diciamo che i compagni di quartiere che hanno condiviso con me questo inizio poi mano a mano insomma hanno abbandonato non avendo diciamo quei requisiti, come dire, di sensibilità, di accoglienza nei confronti dei cittadini, quindi insomma sono usciti un po' fuori da questo progetto. Io ho continuato a portarlo avanti e nel cammino poi ho incontrato attualmente che appunto è collega nonché socia al 50% con me, la dottoressa Daneri, e abbiamo condiviso insomma questo percorso. Ecco, di che cosa avanti. Si quindi occupa? Si occupa principalmente di assistenza fiscale. Che vuol dire? Facci degli esempi pratici. Per esempio in questo momento va molto la DSU, l'ISE, uh-huh. Che ormai il 30% dei cittadini italiani utilizza questo documento per le varie poi situazioni o prestazioni che occorrono, tipo per chi chiaramente ha oltre i 70 anni utilizza l'ISE per la tessera dell'ADAC gratuita, al di sotto poi chiaramente di un certo valore indicativo economico, oppure adesso c'è il REI che da poco, dal 1° dicembre 2017, è andato questo nuovo bonus per le famiglie povere o per un single povero, che è il reddito di inclusione. Anche lì serve fare l'ISE per capire se non supera la soglia economica richiesta dal governo, insomma dalla legge. Quindi aiutate comunque i cittadini a capire. È una forma di tutela, ecco. Una forma di tutela, e diamo delle risposte. E non solo, perché poi chiaramente abbiamo uno sportello informativo. Sportello al cittadino, perfetto. Uno sportello per non usare sempre le parole, no? Sai, sportello, centro servizi. E quindi noi abbiamo cercato un po' di diversificare. Per aiutarlo, insomma, per aiutare sì. Comunque le persone a capire meglio determinate tematiche. Sì. Devo dire che insomma è molto molto utile. Quindi adesso tra un pochino ci sarà la campagna dei 7:30. 7:30 2018, unico delle dichiarazioni dei redditi 2018, insomma quella è tutta la parte fiscale, aiutiamo a fare i contratti di locazione, le centinaia di migliaia di cartelle esattoriali che ha mandato l'Agenzia della Riscossione. Quante persone sono già si sono già rivolte a voi? Beh, diciamo che possiamo dire
oltre i 350. Oltre i 350 possiamo, diciamo, considerando l'anno 2017. Diciamo 2017 sicuramente sono molto di più. Però dato che è sempre, come dire, un lavoro annuale, può darsi che il cittadino l'anno nuovo cambia centro di assistenza fiscale, o cambia patronato, o cambia sportello, e quindi questo poi lo vediamo mano a mano che andiamo avanti durante la stagione. Che sono le persone però che si rivolgono sempre più a voi? Parliamo proprio magari di fasce di età. Ma le fasce di età possono essere anche le giovani mamme per il bonus bebè o il bonus mamma. Quindi, però è chiaro che da noi ultimamente si sono rivolte da noi molti giovani che hanno dato le dimissioni volontarie, quindi posso dire che c'è un dato negativo, insomma, poi rispetto ai dati anche che ci danno attraverso la televisione. Insomma. Cioè, cosa significa questo? Significa che i giovani che hanno contratti a tempo determinato o indeterminato vengono assunti in un modo, io dico, selvaggio. Il giovane si trova in situazioni chiaramente. Giancarlo, però è già tanto se gli fanno un contratto a tempo determinato o indeterminato. Cioè, sì, magari lo facessero davvero sì selvaggiamente questa assunzione. È strano che però circa 50 ragazzi sono venuti da me a dare dimissioni volontarie, sono venuti nel nostro ufficio a dare dimissioni volontarie. Evidentemente c'è qualcosa che non va, perché sennò il giovane rimane al suo impiego, insomma. Sì, ma c'è veramente tanta confusione al riguardo, cioè si passa dai contratti comunque a 3 mesi, a contratti a 6 mesi, a contratti determinati che sono appunto questi, a delle forme di contratti indeterminati che non sono quelli in realtà scritti, no? Io quello che vedo il disagio dei giovani in questi tipi di rapporti, e quindi in questi rapporti di lavoro vedo il disagio. Beh, poi, è reale. Sì, vedo il disagio, e quindi preferiscono dare le dimissioni e andare via a cercarne un altro di occupazione, un altro lavoro. Uno è giovane, quindi c'ha voglia, insomma, questo è quanto. E diciamo, questa è la parte, diciamo, dei giovani che vengono da noi. Poi ci sono chiaramente molte over 60, 70 che vengono. Che hanno perso il lavoro? No, over 60, 70. No, lo so, no. Sai perché. No, voglio dire, è difficile che un over 60. No, perché magari gli manca un anno di pensione, capito? E lo fanno fuori prima. Infatti, molti di loro vengono per fare il ricalcolo della pensione e quant'altro. Insomma, tutta. Magari, capito, siccome devi andare in pensione a 67 anni, no? Allora magari ti mandano prima così via così. E quindi anche lì c'è molta confusione tanto in termine giusto quello che c'è confusione, vengono da noi, e quelle sono le prestazioni sociali che si fanno col patronato, e vengono da noi per richiedere o l'estratto contributivo per vedere quanti contributi appunto hanno maturato, ma anche per vedere se l'azienda li ha versati, perché capita anche che trovi un'azienda che non l'ha versato, che non ha versato i contributi. Cioè, immagino, uno ha lavorato una vita e poi arriva e non c'hai contributi. Dici, no vabbè, siamo proprio alla follia. Ma ci sono, e ci sono reali, quindi non è follia, non cioè è la follia. Realtà supera la fantasia, mi verrebbe da dire, no? Allora, questo è un po' l'aspetto del progetto i servizi vicini ai cittadini. Ecco, meno male, insomma, c'è uno sportello amico, mi verrebbe a da tutela, dire. Io dico proprio a tutela appunto di tutti. Ripeto sempre, nessuno escluso. Allora, che poi tra l'altro, insomma, tu sei stato un istruttore di calcio a livello giovanile. Ecco, anche queste dinamiche, no, del calcio giovanile, beh, sono cambiate molto magari da come, no, cioè quando tu hai iniziato, insomma, ne hai viste anche te di cose di crude, no? Sì, sono stato fortunato, perché quando ho iniziato a fare l'istruttore sono stato tesserato per circa 10 anni alla S. Lodigiani Calcio, presso il centro tecnico della Borghesiana, che chiaramente è un paradiso a parte, società chiaramente molto conosciuta non solo a Roma,
ma anche in Italia, ma anche all'estero, insomma, in quei 10 anni importanti, ancora continua, sicuramente con un livello diciamo inferiore rispetto a prima, ma insomma sempre ancora esiste, cioè è una grande società di calcio giovanile, quindi continua a fare il suo lavoro, insomma. Ecco, comunque il calcio insegna proprio anche ad avere quei giusti valori, e adesso mi torna tutto, perché come mai hai aperto questa associazione, sì, insomma, stare così vicino al cittadino, perché sì, comunque il calcio, calcio quello è... appunto poi giovanile è quello che insomma dà i giusti principi, dove alla fine parli un po' con tutta la famiglia, poi perché c'è la mamma, il papà, lo zio, il nonno, il fratello, e quindi sei chiamato delle volte a rispondere un po' a tutti, perché comunque ritengo che ti stai commuovendo, ritengo che l'istruttore di calcio, allenatore di calcio, è un po' come il maestro, un po' come il professore a scuola, sì, anche se per qualche società non è così, però ritengo che è così, perché poi i giovani calciatori occupano e danno molto tempo a questo sport, del resto i numeri dicono ancora che su 10 bambini 8 giocano a calcio, cioè a 5 anni compiuti una società può tesserare il bambino. Ma poi perché veramente il calcio trasmette, vabbè, tantissimi altri sport, però comunque... Però il calcio è sicuramente è lo sport. Sport nazionale. Certo, lo sport nazionale. È lo sport nazionale, sì. Ma non solo da noi, ma insomma credo in tutto il mondo. È chiaro che i giovani poi vanno. Ecco, qui potremmo aprire. Io ho delle idee, insomma, sul calcio giovanile, del resto non si è fatto molto. Sì. Ma io non parlo da un punto di vista dei Totti, no? Dei giovani campioni, perché non escono, adesso si sente in televisione. Il vivaio. Sì, adesso si sente in televisione, come mai non escono? Sì. Campioni. Vabbè, si vanno a prendere all'estero. Ma o io... comunque sia i nostri campioncini vanno a studiare all'estero, vanno in sostanza. Io ritengo che invece il calcio è comunque uno strumento di aggregazione, di partecipazione e di divertimento. Questa è la prima, diciamo, sono le tre cose importanti. Poi è chiaro che insomma, quando io non credo che parlando, stando a Roma, parlando di Francesco Totti, qualcuno l'ha scoperto. Il ragazzo quando era giovane aveva un talento calcistico che gli ha dato, come dire, mamma natura. E quindi poi è chiaro, è importante seguirli e quant'altro, però il calcio secondo me può diventare uno strumento diverso da quello di pensare sempre esclusivamente di formare dei giovani campioni, perché poi quello che dicevo prima, insomma, i valori perché spesso diventa una fabbrica dei sogni e non va bene. Quando un bambino sa che è bravo e lo manifesta sul campo, poi lui pensa che è importante avere i sogni, no? Tutti noi cioè abbiamo avuto i sogni, però bisogna stare attenti a non fabbricare poi. Ma no, è bello insomma il campo, è bello il verde, stare tutti insieme e poi comunque no, con quel pallone in cuore, avanti e indietro. Mi vengono in mente tante partite, ho visto di Pulcini che ho scritto. Con i genitori. Con i genitori. Che parlano troppo. Vabbè, comunque, insomma. Ma io ho un'idea, io ho saputo, leggendo, ho saputo che in Cina il calcio è diventato una materia scolastica dal 2017. Credo che, insomma, voglio dire, in Cina, che comunque a differenza nostra sì, sono la metà di noi e quant'altro, no? Voglio dire, però il calcio è diventato materia scolastica, evidentemente hanno capito che attraverso il calcio, dato che anche lì sta diventando uno sport importante nazionale, in Cina, basta vedere gli investimenti che hanno fatto in Italia, perché no in Italia? Perché qualcuno non ci pensa. Si può utilizzare per veramente per la cultura, per la storia, certo, per tante poi in Italia cose. Allora Giancarlo, io sì, ti ringrazio innanzitutto, ricordo il tuo contatto Facebook Servizi Vicini ai Cittadini, ed è lo sportello, insomma, che abbiamo detto, l'associazione che abbiamo spiegato prima, e che ti insomma grazie anche ai tutti i valori che comunque tu hai imparato dal calcio, io credo che ecco ti ha spinto poi a aprire questa associazione e
davvero, davvero molto importante. Io ti ringrazio, insomma, per averci raccontato la tua storia. Vuoi salutare qualcuno? Ma no, io saluto tutti i miei compagni di quartiere, compagni di quartiere. Compagni di quartiere, li saluto anch'io, i tuoi compagni di quartiere. E noi proseguiamo sempre qui, lungo questa notte romana. Mi raccomando, restate con noi, sintonizzatevi, eh. Il video è presentato da GSC Scarpe.